Uomini e donne classico, ecco qual è stata la scelta più seguita. Curiosi di scoprire al termine della stagione Uomini e Donne Classico quale scelta, in termini di share, è stata più seguita dai telespettatori italiani? Con dati ufficiali alla mano, vi sveliamo chi ha vinto lo scettro. La scelta più seguita è stata quella di Luca Onestini, il quale ha optato per la corteggiatrice delle tre più spinosa, Soleil Anastasia Sorgè. Come sapete, Luca è stato il tronista che è rimasto seduto più a lungo sulla poltrona rossa e questo ha suscitato maggiore interesse da parte del telespettatore, che non vedeva l'ora di scoprire quali delle tre pretendenti, tra Soleil, Cecilia e Giulia, sarebbe stata la sua fidanzata. La scelta di Onestini ha suscitato da parte dei fans tanta felicità, ma anche l'indignazione di coloro che speravano che lui optasse per una delle altre due pretendenti. Luca Onestini detiene il record di share della stagione Uomini e Donne 2016-2017. Ebbene, è doveroso sottolineare che la scelta di Luca Onestini e Soleil hanno coinvolto la bellezza di 3.213.000 spettatori, pari ad uno share del 26,3%. Mentre invece Marco Cartasegna, il cui trono è stato il più corto della storia di Uomini e Donne Classico, ha raccolto 2.993.000 spettatori. Ricordiamo però ai telespettatori che il record di share ancora oggi lo detengono i cavalieri e le dame del turnover. Clarissa Marchese ha raccolto 3.368.000 spettatori. Molto probabilmente la redazione di Uomini e Donne Classico, considerato il picco di share che hanno ottenuto le scelte di Clarissa Marchese e Luca Onestini, prenderà in considerazione di proporgli la partecipazione al reality show più bollente dell'estate, Temptation Island. Ecco la classifica dei troni più seguiti. Quali di questi protagonisti vi piacerebbe vedere nel reality show Temptation Island? A voi commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.